siamo in piena terza ondata, medici di famiglia sempre sulla barricata. Sì, purtroppo stiamo vedendo molti casi in questi giorni, tanti positivi, e l'allarme della popolazione che chiaramente è preoccupata di questa infezione che dilaga. E noi siamo sul fronte sia della diagnosi, della prevenzione, della cura, e soprattutto spingiamo per i vaccini, perché 10-20 telefonate al giorno riguardano proprio la richiesta dei cittadini di volersi vaccinare e chiedono informazioni a noi, che non riusciamo a dare ancora informazioni perché non sappiamo né come né quando saranno somministrati questi vaccini. La regione non dà ancora una risposta, le ASL si sono organizzate un po' per conto loro, facendo dei paesi, tipo qui a Torre dei Passeri hanno vaccinato un po' di popolazione ultraottantenne, a Teramo, Ancarano, e così stanno andando un po' a macchie di leopardo. Noi chiediamo un'azione incisiva ai politici, in modo da dare una risposta ai cittadini per dare subito una concretazione di vaccinazione. Questa terza ondata, dottor Grimaldi, era prevedibile? Non ce l'aspettavamo in questi termini. Sarà anche che ci sta la variante GB, che forse fa la sua parte, però non ci aspettavamo tutti questi casi. Ma si parla addirittura di un lockdown totale. Secondo lei è questa la strada giusta per combattere questo virus? Guardi, noi medici siamo espressi sempre in questo modo. La chiusura totale è la cosa migliore, perché si ferma il virus che viaggia sulle nostre gambe.